Allora, della scuola elementare, io mi ricordo di più, ad esempio, ai miei tempi c'era la lavagna girevole, il gesso bianco, il grembiule azzurro. Invece mi ricordo di meno di quello che mi hanno insegnato. Il perché è logico. Quelle informazioni hanno raggiunto la parte sinistra del mio cervello. Oppure, ad esempio, mi ricordo quando andavo alle superiori, che magari perché non avevo tempo, ripassavo una materia la sera prima di addormentarmi, oppure la mattina dentro l'autobus. Poi facevo l'interrogazione, ma dopo mi capitava di dimenticare tutto. Perché appunto quell'informazione avvenivano nella parte sinistra del mio cervello. Quando sono cresciuto, mi capitava ad esempio di ricordare di più il colore dei capelli di una ragazza o il suo volto piuttosto che il suo nome, a meno che appunto non lo ripetevo costantemente, come a volte capitava. E anche questo è logico, cioè il nome appartiene all'emisfero sinistro, mentre il ricordo visivo appartiene al destro. Quindi abbiamo due tipi di memoria, quella dell'emisfero di sinistra, che è ripetitiva. Allora vai a comprare 3 kg di carne e il bambino ripete: devo comprare 3 kg di carne, devo comprare 3 kg di carne, altrimenti lo dimentica. Quindi la memoria dell'emisfero di sinistra è ripetitiva, invece quella dell'emisfero di destra è associativa. Riuscire a mantenere le informazioni mediante l'emisfero sinistro è difficile. È difficile. È per quello che noi ripetiamo, altrimenti non ci sarebbe bisogno. Mentre l'emisfero destro, essendo associativo, non dimentica mai. Ecco perché ci ricordiamo di più di qualcosa legato alle emozioni o alle immagini, piuttosto ad esempio che alla data di un avvenimento, che ne so, la data del compleanno della nostra mamma. Quello magari qualche volta ce lo dimentichiamo. Della nostra fidanzata, no, quello non lo dimentichiamo mai, perché lo ripetiamo sempre. Allora, no, sto scherzando. Il cervello è più potente dei computer. I computer d'altronde sono stati inventati e sviluppati dalla mente umana. Più usiamo il cervello, e più il cervello si svilupperà, e cosa ancora più sorprendente, non avrà bisogno di un hard disk esterno. Il nostro cervello ha un sistema operativo binario, quindi molto semplice, pensiero e linguaggio, ed usa essenzialmente tre modalità: visivo, uditivo e cinestetico-sensoriale. Ora, per questa parte io magari mi prenderò più vocali. Allora, comunque iniziamo. Ci sono persone essenzialmente visive, cioè che danno importanza alle informazioni e comunicano mediante la sola vista. Quindi, che bel vestito, che bei capelli, che bel clarinetto, quindi tutte cose visive. Le persone uditive danno invece maggiore importanza alle informazioni e comunicano mediante l'udito. Che suono magnifico questo clarinetto! Le semicrome sono tutte ben snocciolate, l'intonazione è perfetta, quindi tutte cose uditive, loro comunicano così. Le persone cinestetiche sensoriali, danno maggiore importanza e comunicano essenzialmente attraverso i sensi: il gusto, il tatto, l'olfatto, le sensazioni, le emozioni. Questo brano mi fa emozionare fino alle lacrime. Oppure, preferisco un'ancia sintetica così non la cambio spesso. Purtroppo in molte persone è sviluppato, appunto, come dicevo prima, solo un canale comunicativo, ok? Cioè, sempre dico, non prendete tutto alla lettera, cioè non è che un visivo tutta la vita comunicherà visivamente, ecco, ma è predominante, diciamo, la vista.
oppure l'uditivo, il cinestetico, ok? Però molti danno importanza a un solo canale comunicativo. Invece, tutti e tre i canali sono importanti perché programmano il nostro cervello, quindi abbiamo bisogno di tutti e tre i canali comunicativi, ok? Quindi ecco perché è importante sviluppare tutti e tre i canali di comunicazione. Un clarinettista visivo sarà attento e svilupperà solo il bello. Un clarinetto perfetto, sempre pulito, luccicante, coordinato quando suona, armonico, elegante, voi lo vedete in banda, è perfetto, no? Si distingue, è che è un visivo. Marcerà in modo impeccabile se suona appunto in banda. Il suo sguardo sarà diretto, mai in basso. Il suo corpo sarà dritto, mai afflosciato. È un perfezionista a livello visivo. Se vuole sapere qualcosa in più del brano che stai eseguendo, ti dirà: come lo vedi questo passaggio? Oppure: adesso ti illustro il programma da concerto. Io la vedo così. Cosa ti sembra questo pezzo? Qui è molto cupo, lì è invece splendente. Ok, quindi usa questo linguaggio il clarinettista visivo. Un clarinettista uditivo, invece, sebbene potrà avere degli aspetti sia dei visivi che dei cinestetici, è un po' più difficile da identificare. Comunque, i clarinettisti uditivi sono molto seri. Anche se gli altri rideranno a crepapelle, loro preferiranno non farlo. Ovviamente sentono tutto. È impossibile per loro suonare non intonati. Distinguono le sfumature di tono, di intensità, le inflessioni di timbro. Per un clarinettista uditivo non esiste l'errore. Un insegnante uditivo di clarinetto vi correggerà sempre. Perché hai fatto così? Ho sbagliato, dice l'alunno. E perché? Spiegalo, chiederà ancora l'insegnante. Sono abbastanza seri e appunto spesso ridono con una smorfia, no? Non vi guarderanno mai come farebbe un visivo, ma vi analizzeranno sempre, continuamente, riflettendo. Vi diranno, ad esempio: così mi suona bene. Vuoi parlare dell'adagio o di quel passaggio difficile? Ok, ti sento perfettamente. Mi volevi dire qualcosa di più? Questo passaggio non mi suona bene. L'analisi del tuo brano è molto acuta, quindi un cinestetico si esprimerà sovente così. Continuo dopo.